Ciao da Federico, oggi sono qui con l'Engue Engine Pro. Io l'ho presa nella versione combo con il bag waterproof. Andremo a scoprire tutti i suoi segreti che la rendono una delle bici più vendute in Italia, addirittura con la frenata rigenerante. Quindi quando andremo in discesa, in modalità Eco 01, il motore andrà a generare energia elettrica dall'energia cinetica prodotta dalla bici e quindi andrà a ricaricare la batteria. Arriva a casa perfettamente legale con una velocità massima di 25 km/h e un motore con una potenza nominale di 250 watt, ma può essere anche sbloccata e dare potenza completa a un motore da 750 watt che riesce a sprigionare 55 Nm di coppia. Dei freni idraulici, delle sospensioni idrauliche, infatti è completamente ammortizzata sia all'anteriore che al posteriore, ma allora andiamo a vedere come si è comportata su strada, i suoi livelli di assistenza, una delle bici più evolute attualmente della casa. Prima di iniziare a pedalare vediamo tutte le varie modalità. Abbiamo la classica assistenza da parte del motore con 5 livelli, da 0 non sarà presente nessuna spinta da parte del motore e con il tasto più andremo a variarli fino a 5 che è l'assistenza massima, ma inoltre abbiamo tre modalità eco, con il tasto info si passa a modalità normal e sport. Abbiamo tre comportamenti diversi a seconda della modalità da parte del motore, più grintoso in modalità sport, invece più tranquillo per fare tanti chilometri con una spinta molto graduale in modalità eco. Inoltre, per passare da modalità legale a modificare la velocità e quindi sbloccare anche il motore, basterà premere più o meno contemporaneamente, andare su setup, questo è il menu interno, completamente programmabile, speed limit, e qui potremo variare la velocità mettendo 25 km/h. Avremo un motore anche limitato a 250 watt nominali come previsto dalla legge. Back ed eccomi qui nella pagina iniziale. Sono il livello di assistenza 0 senza l'aiuto del motore, un rapporto agile. Per riuscire a muoversi anche senza assistenza la bici si comporta come una bici normale, non si sente molto il suo peso, è molto scorrevole e si riesce ad andare 10-11 km/h senza nessun problema. Sono in modalità eco adesso, assistenza 1, si sente subito una spinta da parte del motore che stacca i 9 km/h. Livello di assistenza 2, abbiamo una spinta da parte del motore con una pedalata molto rotonda fino ai 15 km/h. Livello di assistenza 3, posso vedere anche la barra sottostante che mi indica la potenza del motore, riesco ad arrivare fino ai 22 km/h. Vado a inserire il livello di assistenza 4, una bella spinta anche in modalità eco che mi porta ai 25 km/h, dopodiché il motore va a staccare. Livello di assistenza 5, anche in modalità eco, servirà più che altro per le salite o avere un bello sprint. Mettendo invece in modalità normal, sono a livello di assistenza 3, si sente una spinta più potente da parte del motore. Provo a fare anche una partenza, vediamo che differenza si sente. Interviene dopo mezza pedalata l'assistenza da parte del motore, rispetto alla modalità eco abbiamo il motore che entra più prepotentemente e una pedalata più leggera, meno naturale. Vado a fare un test di velocità massima, modalità sport, 5 livello di assistenza, qua posso vedere anche i watt istantanei espressi dal motore, mezza pedalata, interviene subito il motore con una spinta che arriva ai 1300 watt, bello potente, in un attimo sono già ai 30 km/h, 40, sono nel rapporto più duro, riesco a raggiungere tranquillamente i 45 km/h in un attimo. Un motore veramente molto molto potente. È presente un acceleratore a pollice che è possibile rimuovere o disabilitare, vado a testarlo. Solo acceleratore, mio peso di 90 kg più 10 dello zaino, quindi 100 kg. Immaginate un po' una persona più leggera di me in quanto poco tempo e spazio può raggiungere i 40 km/h solo di acceleratore. Motore che va a spingere a 1330 watt di potenza istantanea. Come si comporta in salita? Provo anche una partenza in salita, dopo mezza pedalata ho subito l'assistenza del motore, sono in livello di assistenza 5, modalità sport, una salita veramente ripida e si riesce a fare tranquillamente con la massima potenza, con una minima spinta sui pedali, ma questa è una salita molto molto impegnativa che anche un ciclista allenato riesce a fare ai 6-7 km/h
qui siamo addirittura a 14 al doppio, con un minimo di spinta ai pedali, una potenza di 1200 watt istantanei, e in un attimo la si riesce a fare. Il comparto freni invece come si comporta? Due freni idraulici da 160 mm la dimensione del disco. In modalità eco 0 o 1 abbiamo anche la frenata rigenerativa, e infatti il motore tende a tirare indietro e non si va oltre ai 32 km orari anche in una discesa come questa, che consentirebbe di andare oltre i 50 km orari, ma in questo momento c'è la barra di ricarica verde perché si sta ricaricando la batteria. Se vogliamo andare più veloci dovremo passare alla modalità sport o normale, dove non abbiamo la frenata rigenerativa. Se infatti vado ad aumentare il livello eco 3, sento che non c'è più la frenata rigenerativa e riesco ad andare molto più veloce. Punto di forza sicuramente di questa bici è la possibilità di andare su qualsiasi terreno in piena sicurezza, avendo la doppia ammortizzazione idraulica, anche i doppi freni idraulici, ma specialmente grazie anche un'impronta così ampia, anche su un terreno come questo, scivoloso con un po' di fango, riesce tranquillamente in modalità eco anche avere pieno e massimo controllo. Un telaio di nuova generazione in alluminio aeronautico che consente un carico fino a 120 kg persone più cose, perfettamente richiudibile in qualche secondo sia per quanto riguarda il manubrio e anche il telaio, che va a piegarsi in due. Una staffa nella parte centrale va a proteggere la guarnitura anteriore. Una bici che non è poi così leggera, 31 kg, ma siamo nella media per quanto riguarda le bici Fat con ruote da 20 pollici. Una batteria rimovibile con chiave, quindi senza chiave non si può rimuovere la batteria. Si rimuove molto facilmente, è una batteria da 16 ampere ora e 48 volt 768 watt ora, che permette di raggiungere fino a 120 km massimi di autonomia. Compatta, che si riesce a trasportare in tutte le auto una volta che è ripiegata, molto facilmente si inserisce all'interno la batteria e in un attimo si può anche chiaramente riaprire e voilà, è già pronta per essere utilizzata. Ha una frenata rigenerativa, cosa vuol dire? Che il motore, quando è in modalità eco 0 o 1, inizia a produrre da energia cinetica prodotta dalla bici a energia elettrica. Vedremo anche una barra verde che ci indica che sta ricaricando la batteria. Lo svantaggio è quello chiaramente che in discesa si è frenati, quindi non si riuscirà anche su discese molto pendenti a raggiungere velocità maggiori dei 32 km orari. Vantaggio è quello che va a ricaricare la batteria. Se siamo invece in altre modalità o oltre alla modalità eco ma a livello 2, 3, 4 e 5, non avremo più la ricarica rigenerativa e la bici acquisterà una maggiore velocità. Però una cosa veramente ottima, anche quando si fanno dei tragitti molto lunghi con grande dislivello, avremo in discesa la possibilità di ricaricare la batteria. Come mi sono trovato? Funziona? Sì, funziona. Chiaramente servono discese molto lunghe per andare a ricaricare di molto la batteria, però il sistema funziona. Delle ruote da 20 pollici, mi piace tantissimo il disegno di questi cerchi a razze, regalano un bel design. È disponibile in tre colori. Questo è il mio preferito perché ha anche dei riflessi un po' metallizzati, questo blu, ma è disponibile anche nera. Un comparto frenante ottimo perché sono dei freni idraulici con dischi da 160 mm. Sono perfettamente modulabili ed hanno una frenata molto potente. Anche col mio peso di 90 kg riesco a fermarmi in discesa ai 40-50 km orari in brevissimo spazio grazie all'impronta così larga di queste ruote Fat, che comunque all'interno hanno una protezione antiforatura. Un doppio sistema di ammortizzazione. Nella forcella anteriore troviamo una forcella idraulica, ma anche nella parte posteriore troviamo un bel sistema di ammortizzazione che mi ha fatto tenere sempre attaccato al suolo anche su terreni sconnessi, quindi approvato a pieno, migliore di quelli meccanici che danno una risposta brusca. Queste invece di tipologia molla su olio hanno una risposta più fluida, quindi tendono a essere meno bruschi, e questo ne va tutto anche nella comodità grazie a una sella bella imbottita e anche ammortizzata. Una posizione in sella regolabile non solo per quanto riguarda l'altezza della sella, ma possiamo andare a regolare anche l'altezza del manubrio per trovare la posizione più corretta o più comoda a seconda delle nostre esigenze.
un display veramente molto completo e anche bello da vedere, che fa vergognare bici che hanno costi molto ma molto maggiori. Infatti lo trovo molto luminoso, ben visibile sia di giorno che di sera. Un display di ultima generazione. Nella parte sinistra troviamo tutti i tasti fisici per andare a comandarlo. Con il tasto info possiamo vedere il tempo di utilizzo dell'ultima uscita, la velocità massima raggiunta, la velocità media, chilometri totali, chilometri parziali e la potenza istantanea. Nel riquadro in basso a sinistra possiamo passare dalla modalità Eco, tenendo premuto il tasto Info, alla modalità Normal o Sport. Oltre a queste tre modalità avremo anche i 5 livelli di assistenza. Nella parte superiore vediamo la velocità alla quale stiamo andando, la carica della batteria. Questa barra invece, mentre stiamo andando e utilizzando l'assistenza da parte del motore, diventerà grigia e ci mostrerà quanta potenza andiamo a utilizzare, mentre quando siamo in discesa in modalità Eco 1 o 0 si illuminerà di verde in fase di ricarica rigenerativa della batteria. Premendo i tasti più e meno possiamo entrare e possiamo regolare anche la velocità massima per renderla a norma, oppure sbloccarla per utilizzarla a velocità massima a cui arriva, di 45-46 km/h. Nella parte superiore c'è un sensore di luminosità, si può abilitare questa funzione in modo tale che i fanali vengano accesi automaticamente quando avverte che l'oscurità sta avanzando. Infatti se vado a premere adesso i fanali me li va a staccare, perché vede che è giorno. Se vogliamo utilizzare il fanale anche di giorno bisognerà entrare nel menu e andare a disabilitare questa funzione. Un acceleratore a pollice, delle manopole che purtroppo per pregio le hanno messe in una simil pelle, ma le avrei preferite in gomma in quanto diventano scivolose, e quelle in gomma invece hanno una migliore tenuta ma sono facilmente sostituibili. Nella parte destra troviamo il sistema del cambio, anche un piccolo display che ci indica in che marcia siamo. Con la leveraggio sotto andiamo a inserire una marcia più morbida e invece con quello sopra andiamo a inserire una marcia più dura. È presente un fanale anteriore a LED con un piccolo catarifrangente per essere visibili sia di giorno che di sera. Due piccole luci posteriori con un catarifrangente al centro, avrei preferito magari una luce più grande. I pedali sono in metallo di ottima qualità, pieghevoli, con il classico catarifrangente. Un cavalletto bello robusto che supporta tutto il peso della bici. È possibile facilmente bloccare e sbloccare la forcella anteriore con una corsa all'incirca di 7 cm. Si può anche andare a regolare il precarico. Nella parte posteriore si trova invece un ammortizzatore idraulico molla su olio di 1000 lire. Dei parafanghi in metallo con delle belle aste in acciaio. Un portapacchi in alluminio con un carico massimo fino a 25 kg. In questa versione, ma si può acquistare anche separatamente, c'è una borsa impermeabile Engue dove abbiamo due belle tasche laterali con le loro cerniere, belle capienti. Possiamo utilizzare sia in questa versione aperta oppure anche chiusa. Nella parte superiore si trovano due maniglie e in più c'è anche un'ulteriore tasca molto capiente, sempre impermeabile. All'interno della tasca, con un colore bello acceso, si trova anche la tracolla quando andiamo a staccarla e magari vogliamo portarla con noi. Un giubbetto catarifrangente per quando andiamo magari in determinate gallerie. Inoltre vengono forniti anche questi separè per creare degli scomparti all'interno e quindi modulare al meglio lo spazio. La parte sottostante è anch'essa rivestita, quindi quando andiamo a mettere qualcosa all'interno sarà protetto dagli urti. Nella parte superiore troviamo un'ulteriore tasca, qui magari per mettere qualcosa di sudato ad asciugare, e anche per collegarci magari un giubbetto con questi elastici. Nella parte posteriore possiamo trovare un'ulteriore tasca, anch'essa traspirante. Anche dall'altro lato troviamo una borsa veramente molto molto capiente, dove si possono mettere molti litri di cose all'interno. Chiaramente questa non è impermeabile. L'impermeabilità si ha quando è completamente chiusa. Una sella ergonomica con una buona densità del materiale e anche ammortizzata. Un cambio Shimano marchiato Altus, Engue ci tiene, lo scrive anche nel sito, originale Shimano. Un cambio che ho trovato molto fluido e veloce, c'è anche la possibilità di cambiare due marce contemporaneamente, ad esempio quando andiamo ad affrontare una salita, tenendo premuto più profondo la leva del cambio, quello per alzare la marcia o per la marcia più agile. Un motore aggiornato da 750 watt, più affidabile e anche migliore nelle sue prestazioni rispetto ai modelli precedenti,
con una migliore coppia e anche accelerazione. Questa tipologia di rapporti mi ha consentito di raggiungere in pedalata assistita 45 km orari molto velocemente e anche di solo acceleratore, acceleratore che è possibile disabilitare oppure toglierlo per renderla perfettamente a norma sulle strade. Questa rapportatura e la potenza del motore mi ha permesso di fare salite anche del 15%, quindi salite molto impegnative con una minima pressione sui pedali e molto agevolmente con livello di assistenza massimo e modalità sport. La chiave non solo permette di estrarre la batteria, ma permette anche di accendere il sistema elettronico, quindi senza chiave non potremo accendere la bici. Adatta per altezze da 1,55 m fino ai 2 m, almeno è consigliato da Lengue avere questo range di altezza. Arriva preassemblata al 90%, basterà solo inserire il tubo sella e i pedali e la bici è pronta. Da un magazzino europeo, entro 5-7 giorni dal momento dell'acquisto, una garanzia ufficiale Engue. Se andate a cliccare nel link che vi lascio in descrizione, vi lascio anche il mio codice sconto. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Alla prossima, ciao da Federico.